Professor Lepre, continuiamo a parlare della stagnazione economica. Anche il professor Zamagni, illustre economista, ha parlato di questo e intravede una ricetta più o meno che è quella sua, che sta dando già da tanto tempo, cioè uno shock all'economia italiana per risollevare e riqualificare quello che è il tessuto economico, magari anche partendo da subito. Beh, noi negli ultimi tempi stiamo portando avanti un po' la teoria trumpiana, cioè quella che effettivamente poi ha fatto bene anche all'economia americana. Del resto io pochi giorni fa parlai con il professore Dominic Salvatore, il quale, come alcuni sanno, in effetti è uno dei consiglieri economici di Trump. Tra le altre cose, io spero con il professore Dominic Salvatore di scrivere un libro a due mani sulle, facendo un raffronto su quella che è l'economia nostrana, e quindi ci lavorerò io, su quella invece, sulla proposta economica portata avanti da Trump, che tanto bene sta facendo all'America, e per cui poi a due mani andremo praticamente a scrivere quello che dal nostro punto di vista farà bene all'Italia. Quindi anche noi siamo dei fautori di provare a far sì che economicamente ci siano delle cose nuove, delle cose shock, come tra le altre cose, anziché pensare sempre a come aumentare le tasse, a come aumentare la burocrazia, a come non combattere la contraffazione, la sicurezza e quant'altro, bisogna invece che praticamente ci sia una risposta forte in questo senso del governo, perché comunque, come già detto più volte, l'economia americana sta venendo fuori proprio perché in effetti sta usando un abbassamento totale della tassazione. Noi parliamo tanto di flat tax, quindi tassa piatta per i non addetti a lavori. Tutto questo significa che quando il contribuente va a dichiarare un reddito, man mano che sale un reddito nella tassazione normale, praticamente sale anche l'aliquota che va a tassare quel reddito. Quando parliamo di flat tax, parliamo di tassa piatta, cioè il reddito è di 10.000 o è di 50.000, si parla per la verità di un tetto di 55.000 euro, la tassa sarà sempre al 15%. Questo che cosa significa? Significa che, tra le altre cose, questo potrà smuovere l'economia, perché praticamente, a parte che quando gli italiani in generale sanno di poter dichiarare anche di più pagando una tassazione più equa rispetto ad oggi, noi abbiamo, per spiegare meglio a chi ci sente, in effetti abbiamo, che dico, per dire, chi guadagna 50.000 euro, su 50.000 euro oggi si troverà a dover pagare circa 25.000 euro di tasse, per cui è evidente che forse, le persone non sono tanto invogliate a dichiarare. Con questo non sto dicendo che è giusto evadere, tutt'altro, non lo è, però è giusto anche che i sacrifici delle persone vengano ripagati con una equa tassazione, non con una tassazione scriteriata. Si badi bene che, tanto per intenderci, quando tu fai uno scatto tra i 40 e i 50, su quegli ulteriori 10 scattano, tra le altre cose, quando parliamo di commercianti, di artigiani e così via, scatta non solo l'aliquota superiore per quanto concerne
l'IRPEF, ma addirittura si paga una tassa aggiuntiva per i redditi ai fini dell'INPS, per cui quei 10.000 euro, oltre ad essere quegli ulteriori 10.000 euro, oltre che a essere tassati al 33%, vengono ulteriormente tassati con una ritenuta INPS del 27%, quindi quegli ulteriori 10.000 euro formano circa 6.000 euro di tasse. Ed è ovvio ed evidente che tutto questo non invoglia le persone a pagare, o non invoglia a lavorare ulteriormente. Quindi praticamente, perché se uno deve impegnarsi di più e poi alla fine che si accorge che quell'impegno maggiore per la maggior parte lo prende lo Stato, probabilmente dice: ma a me chi me lo fa fare?